Un giorno di 2 anni fa, Alessandro viene contattato dalla direttrice della sua banca, che gli propone di acquistare un pacchetto di azioni della Popolare di Vicenza. Mi convinsero a firmare questi fogli, tranquillo, non ti preoccupare, è un investimento, è un capitale che ti ritroverai. Lei mi garantì più e più volte che questi soldi avrei potuto in qualsiasi momento riprendermeli, cioè riscattarli, ma così non è mai stato. In più, io ho scoperto di aver acceso un finanziamento, in un secondo momento l'ho scoperto, perché mai avrei acceso un finanziamento per acquistare delle azioni. La banca, insomma, ha portato Alessandro a fare il passo più lungo della gamba. Una pratica scorretta, già sanzionata dalla Banca Centrale Europea, dalla Consob e dall'Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato, perché c'è stata sollecitazione all'investimento in un prodotto finanziario rischioso, non richiesto, con la sottoscrizione di questionari MiFID che non sono stati compresi dall'utente, il quale non era proprio consapevole in realtà di aver acceso dei finanziamenti. Altro che investimento, Alessandro si è ritrovato con un pugno di mosche. Le azioni valgono zero, ma dovrà continuare a pagare le rate del prestito. L'avrei potute spendere per mio figlio, l'avrei potuto reinvestirle nella mia attività. In realtà pago sempre le solite bollette, le solite fatture, e in più pago anche queste azioni che non hanno valore.